Non potevo non aprire facendovi sentire direttamente quello che ho prodotto. Sì, questa volta abbiamo una demo, una musica demo. Questa è fatta in 2 giorni sostanzialmente. Tocca a Vatsin, se non ve ne foste accorti. Sì, è proprio lui. E l'ho sostanzialmente scoperto in questi giorni. Non l'avevo mai toccato prima seriamente. L'ho visto. Ho detto... Non ne sapevo nulla di questa cosa. Cioè... Un sintetizzatore assolutamente fantastico. Ma parliamone. Intanto, come avete sentito, ci sono suoni di vario tipo. Per fare le percussioni ho veramente, non so, sclerato. È difficile fare le percussioni per questo oggetto. Dove sono finito? Dov'è il beat and baseline? Qua. Ok. Sì, devo resettare un attimo. Ok. E c'è il... Ok. Fare le percussioni in questo momento è stato impossibile. Vi spiego subito perché. Comunque, siamo già a 2 minuti e 25. No, basta, cominciamo a parlarne seriamente. Dunque, Vatsin, come si presenta? Si presenta come sintetizzatore wavetable con 4 oscillatori modulabili. Che è una non presentazione, però... Cerchiamo di capire esattamente in cosa consiste. Io sento la mia voce nella cuffia, non dovrei sentirla. Vabbè, allora, ci sono 4 oscillatori, quindi al posto di 3 come in triplo oscillatore ci sono questi 4 oscillatori che però hanno dei nomi particolari, si chiamano A1, A2 e B1, B2. Perché? Perché A2 modula A1, B2 modula B1. Come vedete qua ci sono dei segnalini che dicono appunto questo, A1, A2 su A1 e B2 su B1. Possono fare modulazione AM o ad anello oppure la modulazione di fase. In tutto questo ognuno degli oscillatori ha la forma d'onda, che può essere tra queste 4, può essere disegnata. Al solito tenendo premuto Shift potete fare curve dritte, può essere cambiata di fase. Mi pare che siano 15 gradi, mi dicono. E poi può essere normalizzata, può essere invertita sostanzialmente, può essere ammorbidita. E può essere caricata dall'esterno anche. Con questo punto interrogativo, uno preme sul punto interrogativo, esce la finestra con tutte le forme d'onda. Ok, suona un po' bruttino all'inizio. Perché non di suo è diciamo un attimo da impostare meglio, è uno dei plugin più complicati da utilizzare a questo punto di vista, perché è un po' poco intuitivo, ha un modo suo di fare le cose. Comunque abbiamo visto che abbiamo questi 4 oscillatori che si modulano A2 A2. A che serve il resto? Vabbè, a parte volumi, panning, quindi destra sinistra, moltiplicatore di frequenza che parte da 8 ottavi, quindi un attimo annulliamo tutte le forme d'onda tranne la nostra onda sinusoidale, gli diamo un attimo un inviluppo per evitare i click. Moltiplicatore è messo a 8 ottavi, quindi se volete l'ottava sotto dovete mettere la metà, quindi 4 ottavi, 2 ottave sotto 2 ottavi, 4 ottave sotto 1 ottavo. Quindi va a moltiplicazione di frequenza. Se volete la quinta, dovete fare un attimo un po'... Chissà dove sarà la quinta, ve lo dico io, dovrebbe essere sul 12.
Vediamo se è vero, torna a 8, sono la quinta sopra. Sì, era proprio a 12. E arrivano fino a 3 ottave sopra, quindi 1 ottava sopra è 16. Mentre... ah no, scusatemi, arriviamo a una quinta sopra la prima ottava. 24 non è un'altra ottava, 24 è la quinta sul 16. Va bene, insomma, abbiamo questo moltiplicatore di frequenza che, diciamo, è tipicamente fatto per questi tipi di modulazione. E abbiamo anche la intonazione a destra e a sinistra, questo ci accompagna per sempre. E queste altre 4 manopole, queste altre, diciamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 manopole, è quello che fa la magia. La magia qual è? Allora, mettiamo caso che ne abbiamo appunto queste due forme d'onda. Riaccendo un attimo la B e il risultato sonoro in questo momento è questo. Quindi abbiamo sia A1 che B1. Questo mix AB ci permette di decidere quale delle due suonare. Per esempio io suono soltanto la A, quindi sono la sinusoide. O solo l'onda disegnata. Bene. E possiamo chiaramente avere diversi livelli. Ma la cosa bella è che questa cosa ha un inviluppo, quindi la manopola che gestisce destra e sinistra ha un inviluppo. Potete chiaramente fare un'automazione di questa manopola, quindi potete controllarla come volete, con un'automazione, con un controller, quello che volete. Per esempio posso collegarlo un attimo, che c'è un controller di default, però insomma non è chissà che cosa. Invece con l'inviluppo possiamo divertirci un pochettino di più. Innanzitutto abbiamo bisogno della quantità. La quantità definisce verso dove dobbiamo andare. Quindi siamo a meno 100, vogliamo arrivare a 100, quanto dobbiamo aggiungere? 200. E infatti arriva a 200. Ok, in quanto tempo ci arriviamo a 200? In un terzo di secondo. In un terzo di secondo arriviamo a 200, però poi non rimaniamo a 200, torniamo subito a meno 100. Cioè non rimaniamo a 100, cioè non rimaniamo su B, torniamo subito ad A. Per rimanere su B dobbiamo aggiungere un pochettino di hold, per esempio ci voglio rimanere per mezzo secondo. E poi lui ritorna subito ad A. E voglio ritornare ad A più lentamente, allora abbiamo un decay, un decadimento, di, non so, 100 millisecondi, un decimo di secondo. Quindi come vedete ci sono varie possibilità. A questo punto però... ci chiediamo cosa faccia X, e me lo sono chiesto anch'io, e ho risolto questo dubbio sostanzialmente poco fa, perché non c'è alcuna guida su internet che ne parla. Al solito siamo sempre nella stessa situazione. Cosa fa X? Prende un pochettino di A1 e lo mette dentro B2. Ripeto, prende un pochettino di A1, del suono che va su A1, e lo trasporta dentro B2. Rimane anche in A1, ma c'è anche in B2. Quindi se per esempio noi B1 l'abbiamo modulato con una modulazione di modulazione PM, quindi modulazione di fase, prendiamo soltanto B, quindi in questo momento A non suona. Infatti se tolgo questo non cambia niente. C'è soltanto un po' di volume aumentato, ma non dovrebbe preoccuparci. Se invece noi aumentiamo X, B è comunque a 0. Ma come vedete c'è qualcosa. Dovrei abbassare un po' il volume. Posso anche fare una AM. La M neanche si sente, forse è meglio la ring. Quindi questo è normale. Questo è normale, la ring chiaramente non si sente niente se non abbiamo niente. Siamo quello in cui si capisce meglio è la PM. Quindi come vedete c'è una parte di A1 che va dentro B2. Però insomma io questa traccia l'ho fatta senza neanche sapere cosa facesse X. L'ho soltanto utilizzato a un certo punto, vedremo adesso come. Come si ottengono dei buoni risultati con questo strumento? Aggiungendo due cose. Un wave shaper, diciamo che è quasi piatto. Una cosa del genere. Quindi per esempio noi andiamo, non so... questo non fa quello che vuole. Ah certo, magari facciamo che
Quindi in questo caso io ho tolto attacco, ho tolto mantenimento, ho soltanto messo un pochettino di decadimento. Quindi lui dovrebbe essere in A2. Sì, dovrebbe essere in A. Scusatemi, il mix è messo verso B, quindi dovrebbe essere in B. Ma l'inviluppo gli dice di andare in A. Ci va subito, non mantiene, va subito al decadimento. Quindi dal decadimento passa da A a B. Quindi da dove è a mount a dove è mix. Se utilizzate soltanto decadimento, che è quello che utilizzerete per lo più. Sì, potremmo mettere un pochettino di A, ma abbiamo un suono più complicato. Insomma, è un attimino più complicato. Ma vedete, se io tolgo quei shaper, questo effetto non ce l'abbiamo più. Cioè, non sembra niente. Invece, se mettiamo il way shaper, abbiamo un suono che sembra dubstep. Ma quello che lo rende ancora meglio è il multichorus, che io ho iperutilizzato in questa musica. Non so se mi spiego. Bene, vediamo come l'ho utilizzato. Prima ho fatto questo pad synth molto semplice. E c'è anche questo basso. Che è un bel basso, è abbastanza potente, si sente anche sopra. Poi abbiamo il kick. Vabbè, il kick, non essendoci rumore bianco, cosa ho fatto? Ho preso un'onda a dente di sega normale. E poi ho modulato come fase due onde sinusoidali per avere un pochettino di basso. Diciamo è il colpo di basso che si sente alla fine, forse neanche si sente. Non si sente perché chiaramente ho utilizzato l'inviluppo che c'è qua. Questo è sempre attivo, lo potete usare. Vedi, ora ho aumentato un pochettino e si sente. Mentre il colpo iniziale è proprio lentissimo perché c'è questo attacco a 2 millisecondi. Se lo aumentassi un pochettino si sentirebbe la nota, invece con 2 millisecondi la nota neanche si sente. Bene. In cui ho messo questo peak controller. Ora, peak controller fino all'MS1.1.3 non mi piaceva granché, perché era molto sporco. Adesso invece l'hanno assolutamente migliorato. In particolare poi con questo suono funziona. E quindi senza alcun problema, anche se io metto il muto, abbiamo questo diciamo picco che ci permette di fare il sidechain in modo abbastanza semplice. Quindi per esempio potrei suonare soltanto questa parte qua, magari, in cui metto soltanto pad synth e bass drum. Senza click, senza alcun tipo di click. Forse un attimino si sente un po' un click, ma non è niente di pericoloso, diciamo. Quasi non si sente. Poi il kick di per sé era un click. Se lo riattivo. Però insomma, ne parleremo meglio qualche altra volta, più che controller. Andiamo al lead. Il lead è molto particolare. Lo devo resettare passando un attimo da queste parti. Bene. Provo a farvi sentire soltanto lui. Quindi per esempio spengo tutto il resto, spengo questo e metto il muto al peak controller. Vediamo cosa viene fuori. Insomma, mi sembra un suono abbastanza dubsteppiano.
Sono molto felice di aver scoperto questo synth. Niente, proprio. Ci voleva questo synth dentro l'NMS. Chi l'ha sviluppato è assolutamente un grande. E niente. Bene, penso che il synth sia abbastanza chiaro. Ho messo il. Boh, io non so più come convincervi che questo è un bel synth. Basta. Ok, adesso facciamo un attimo un recap della situazione futura. Dovremmo parlare di Zenas UFX. Non ci fate caso, qua c'è scritto VATSynth, è un altro di questi bug che devono essere risolti prima del prossimo rilascio. Comunque, questo è Zenas UFX. Zenas UFX ha una interfaccia enorme. Ed è molto molto interessante. D'altro fatemi provare se si vede questa finestrella. Sì, si vede perfettamente. Quindi, nei prossimi tutorial, cosa faremo? Dunque, prima dell'LMS direi di prenderci una pausa. Nel senso che non parleremo di LMS nei prossimi tutorial, parleremo di ZenasubFX in quanto tale. Io comunque utilizzerò LMS. Perché? Sostanzialmente è lì che lo uso. Potrei farlo tra l'altro su Linux in cui ho lo Stay on Top, insomma, ho alcune impostazioni che mi facilitano un pochettino l'utilizzo di ZenasUFX. Inoltre c'è l'interfaccia scura che è più carina, mentre qua su Windows c'è un'interfaccia bianca che ormai è un po' vecchia. E quindi penso di fare soprattutto tutto su ZenasUFX, che è bello grande, quindi ci saranno più puntate. Dopodiché, dopo aver fatto il tutorial su ZenasFX, faccio il tutorial sull'interfaccia di LMS di ZenasFX, che sono quattro manopole veramente. Però giusto per farlo. Tra l'altro parliamo degli infiniti preset che abbiamo qua dentro, parliamo di come li possiamo modificare, che entrerò ogni tanto qua dentro per ritrovare un pochettino di cose. Per esempio, una cosa tipica che si fa è che nei preset in cui c'è già un delay si toglie quello di ZenasUFX che non è sincronizzato dall'LMS e si aggiunge uno dall'LMS e vi faccio vedere come faccio anche questo. Quindi, chi non segue i tutorial su ZenasUFX e segue soltanto l'LMS può comunque capire qualcosa di quello che dirò nel suo tutorial. Però intanto faccio ZenasUFX, che è fantastico anche lui. VATSynth era mitico, abbiamo visto Triple Oscillator che è fantastico. I VST sono fantastici, ma ZenasUFX copre quello che fanno tutti. L'unica cosa che non copre forse è qualcuno dei nuovi VST, ma per il resto riesce a fare tutto quello che fanno gli altri strumenti. Non c'è veramente nulla di sintesi che non può essere fatto da ZenasUFX. Bene, questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Au revoir. Sì, au revoir. Io non devo parlare francese, non ne so parlare francese, lasciate stare. Questo è, come si chiama, OBS, Open Broadcaster Software, che bello, l'effetto incredibile, palleggia, 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 palleggia. Ok, interrompiamo le trasmissioni.